Buongiorno. Guarda sta macchia di sbrodolo. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo con noi in Sudafrica, precisamente nella parte nord-est, nella provincia del Mpumalanga. Lì si trova una delle strade più famose del Sudafrica, la Panorama Route, chiamata così perché è ricca di punti panoramici e paesaggi mozzafiato, ed è lunga ben 162 chilometri. In questo video vi facciamo vedere quelli che abbiamo visto noi. Il primo punto che vedrete è The Pinnacle Rock. L'entrata per vedere questo punto panoramico costa 20 rand e un sentiero semplicissimo vi conduce a questo pinnacolo di roccia di 30 metri, non di roccia, di quarzite, alto ben 30 metri, cresciuto nel bel mezzo della foresta indigena. Non si sa come, ma cresciuto nel bel mezzo della foresta indigena. Siamo arrivati a Pinnacle Rock. Da quanto dicono il terzo canyon più grande al mondo. Niente, questo pezzo lo taglio, raga. Tutta una cazzata. Spiega te allora, forza, dai. È un pinnacolo di 30 metri che nasce nel nulla in mezzo alla foresta della gola di Draikop. Dopo la sua spiegazione ve la facciamo vedere. Eccolo qua. Poi con questa nebbiolina. L'atmosfera. Adesso stiamo andando a raggiungere un altro punto panoramico, non ci ammazziamo prima. Anche da qua c'è un panorama pazzesco. Peccato la nebbia che non si vede in fondo la vallata. Un po' di selfie, sennò non mi vedo mai. Che c***o parlo? Ecco, dovrò vi parlo questo. Allora, qua giù c'è una cascata enorme, ma non si riesce ad andare a vedere perché si vedrebbe bene dalla sponda di lì, ma non si riesce a attraversare visto l'acqua. Cioè, proviamo a avvicinarci il più possibile. Vediamo. Eccola qua. Abbiamo trovato un punto dalla rete che non si riesce a vedere abbastanza bene. Ci stiamo incamminando verso un nuovo punto panoramico dei sì. God's Window. God's Window. Magnifica. Eccola qua. Non si vede una beata. Ecco la vista panoramica. Forse la chiamano God's Window perché è sopra le nuvole. Comunque non si vede nulla. Soliti sfigati. Panoramici, siamo entrati nella rainforest, una passerella vi conduce attraverso all'interno di la questa foresta. Sono un sacco di uccellini. Speriamo di riuscire anche a darne qualcuno, così ve lo facciamo vedere. Abbiamo parcheggiato l'auto e ci sono tutte le bancarelle dei negozi. L'umidità del canyon che risale invece è quella che permette la formazione della foresta, della rainforest, perché causa continuamente piogge e questo con l'umidità appunto permette la crescita di questa foresta di microclima che è presente solo in quest'area. Ma cos'è? Una testa di tacchino questa? Ora il punto che ci è piaciuto di più, Lisbon Falls, una cascata di ben 94 metri, visibile sia dall'alto tramite punto panoramico, ovviamente si paga sempre l'ingresso, ma c'è anche un sentiero questa volta che ti fa scendere fino ai piedi della cascata. Attenzione però, il sentiero non è segnalato. Se chiedete ai ranger vi indicheranno la posizione esatta di partenza, ma vi diranno at your own risk. Quindi la discesa verso la cascata è a vostro pericolo. Subito dopo, a 5 minuti di distanza, troviamo sua sorella, Berlin Fir. Questa volta non si può scendere fino ai piedi della cascata, ma ci sono vari punti panoramici dove poterla fotografare. Bella anche questa, con 84 metri di altezza.
arrivati alla Lisbon Fall. Allora, se non vi fermate ai punti panoramici ma proseguite, c'è un sentiero, quello che stiamo facendo noi, che vi conduce ai piedi della cascata. Esatto. Adesso andiamo cercando di non ammazzarci perché è esposto. Oh, c'è uno spiraglio qua, oh. In mezzo alle tratte. The power of the night. Bellissimo qua, bisogna farsi un po' di sentiero a scendere, però arrivate praticamente davanti alla cascata. Prima eravamo lassù nel punto panoramico e ogni volta che si scende poi si deve pure salire, è quello il problema. Aspetta un attimo, bravo blu. Dopo Berlin, no Berlin. Lisbon. Dopo Lisbon Fall, Berlin. Andiamo a vedere quest'altra cascata che dista a 5 minuti da quell'altra. Infine siamo andati a vedere il Blade River, com'è? River o River? River, Blade River Canyon. Uno tra i canyon più grandi al mondo, 26 km di lunghezza per 800 km di profondità. Questo canyon... cosa c'è? Questo canyon è stato scavato per millenni di anni dal fiume Blade e dal fiume, questo lo devo leggere, Olifants. Il punto panoramico più bello su questo canyon che abbiamo visto secondo noi è quello che vedrete in video, l'ultimo, The Three Rondables, ovvero ci sono tutte queste conformazioni di roccia che sembrano capanne indigene. Stupendo. Come fanno a cadere niente? Occhio, occhio. Dove siamo? Al? Lowell Viewpoint, un punto di vista panoramico che adesso andiamo a vedere. Adesso stiamo andando nell'altro punto panoramico. Già il primo era bello, Adesso vediamo com'è il secondo. Ah, dovrebbero essere tutti così, sentierini in discesa, che anche però quando ritorni sono sempre in discesa, certo. Non si può. La natura. Ecco l'altro punto panoramico. Questo qua è un lago? Cos'è? Te che sai tutto. Cos'è? Sarà il fiume del canyon. Ah, fiume, sì, il lago è un po' difficile. Ragazzi, abbiamo cercato su Google come si chiama il lago, il fiume? Blade River. Blade River, eccolo qua. Direzione altro punto panoramico sul canyon. Dove siamo? Ed ecco la vista. Oh! Bene ragazzi, il primo video del Sudafrica finisce qua. Rimanete collegati perché arriveranno tutti gli altri video del nostro viaggio e non solo. Quindi iscrivetevi al canale perché se non arrivo un sacco di novità e un sacco di video. Ma la volete vedere una cosa? Cosa c'è che non va? Guardate come ha girato tutto. Dai, vieni qua.